In questo video ho intenzione di parlarvi di quelli che sono i concetti e le nozioni fondamentali per iniziare ad allevare formiche nel modo giusto. Una guida completa per l'ant keeping, con lo scopo di guidarvi nelle prime importantissime fasi della vita di una colonia. Avevo già fatto un video di questo genere in passato e credo sia arrivato il momento di crearne una versione decisamente più completa e aggiornata, includendo alcuni tra i topic più ricorrenti di molti antkeeper alle prime esperienze. Se siete nuovi iscritti, benvenuti sul canale delle formiche. Questo è Ants Italia. La prima domanda che molti mi pongono nei commenti quando scoprono questo canale, e quindi questo hobby particolare, è quasi sempre: ma perché allevare formiche? A che scopo? La risposta più breve che potrei darvi sarebbe: e perché no? Dopotutto si allevano rettili, anfibi, specie ittiche, volatili e mammiferi di ogni sorta. Immagino che questa risposta non soddisfi appieno le aspettative. D'altronde, ognuno ha una propria motivazione personale, che può essere lo studio, la curiosità o semplicemente un passatempo. Non c'è risposta giusta o sbagliata. Vorrei quindi argomentare un pochino quello che è il mio personale punto di vista e spiegare cosa ci si può aspettare da questi insetti. Entriamo nell'ottica di vedere le formiche come dei precursori. Anzi, sono state, e lo sono ancora, delle vere e proprie pioniere delle pratiche sociali che noi umani consideriamo normali nel nostro quotidiano. Tattiche di sopravvivenza, allevamento, agricoltura, colonialismo, cooperazione, simbiosi, guerra e schiavismo erano già praticate da questi insetti milioni di anni prima della comparsa dell'uomo. Persino tra gli antichi, Salomone citava: «Vada alla formica, o pigro, guarda le sue abitudini e diventa saggio». Beh, c'è chi questo consiglio lo ha preso alla lettera. Allevare e osservare questi insetti da vicino può rivelarsi un'esperienza davvero singolare per chi ne ha la pazienza. Osservare tutti quei comportamenti che in natura rimangono normalmente nascosti ai nostri occhi e dare una spiegazione logica a quei fenomeni che, magari, abbiamo osservato anche da bambini. Ogni specie, ogni colonia, si adatta all'ambiente in cui vive e sviluppa preferenze che diventano ben note all'antkeeper col passare del tempo e che possiamo tranquillamente attribuire all'individualità del superorganismo che ogni singola colonia rappresenta. Proprio come ognuno di noi è differente da tutti gli altri, anche se apparteniamo alla stessa specie. Allevare formiche e scontrarsi con le varie difficoltà che questo comporta ci aiuta anche a capire quanto sia difficile per una singola regina o per una semplice formica operaia svolgere il proprio ruolo all'interno dell'ecosistema di cui fa parte e, perché no, a rivalutare o rivedere il nostro stesso ruolo o punto di vista. Parlando di cose più pratiche e meno filosofiche, diventare un antkeeper è senza dubbio una cosa interessante e divertente sotto molti aspetti. L'estro e la manualità per creare setup e formicai in cui vedi crescere le tue colonie è sicuramente uno dei motivi che ha spinto molti a cominciare, ma oltre a questo potrei anche tirartela con gli amici che non ne sanno niente. Penderanno dalle tue labbra. Scherzi a parte, è giusto menzionare anche tutte le varie community, gruppi, le fonti e le persone che girano intorno a questo hobby in continua ascesa. Ci sono centinaia, se non migliaia, di studiosi, ricercatori, amatori e collezionisti che ogni giorno creano contenuti e condividono le loro esperienze e i loro consigli. Una cosa molto importante è che l'antkeeping sta contribuendo enormemente con segnalazioni e localizzazioni, aiutando gli entomologi ad approfondire i loro studi, non solo a livello di tassonomia e classificazione, ma anche di etologia e comportamento. Quindi, nel nostro piccolo, condividendo esperienze, foto e osservazioni, stiamo dando un contributo alla scienza. Per iniziare al meglio questo percorso, la prima cosa da fare è senza dubbio entrare nell'ottica di questo hobby, che richiede tempo, ma soprattutto pazienza, enormi palate di pazienza. Inoltre, informarsi e apprendere almeno i concetti fondamentali è essenziale. Questo assolutamente prima di procurarsi una qualsiasi formica. Questa fase è importantissima e deve precedere qualunque altra. Dopotutto, per allevare un qualsiasi animale è necessario essere padroni dei concetti basilari e di alcuni termini in uso tra chi pratica l'hobby.
ed è proprio per questo che è nato il canale YouTube Enz Italia. Anche se le community nel web sono numerosissime, Enz Italia vuole cercare di essere il trampolino di lancio e convogliare tutte le informazioni utili in un singolo posto per rendere facile reperirle a chiunque voglia intraprendere questa avventura. Sul sito della community troverai una serie di fax, domande frequenti, a cui ho cercato di dare una risposta a partire da tutte le domande che mi vengono poste. Schede di allevamento in continuo aggiornamento, articoli scritti dagli allevatori più esperti della community, tutorial e persino il nostro forum specializzato per facilitare gli scambi tra gli utenti. Oltre a questo, molti iscritti della community sono disponibili a rispondere alle tue domande anche sul nostro gruppo Facebook. Ti lascio tutti i link in descrizione. Una volta che avrai ben chiari alcuni concetti come la morfologia, il ciclo vitale delle formiche, i diversi tipi di fondazione e i ruoli delle varie caste, ti sarai fatto un'idea del tipo di colonie che vorresti allevare e sarà ora di procurarsi una regina. Partiamo dalle basi. Come gli altri insetti, le formiche hanno il corpo diviso in tre parti principali: il capo, il torace e l'addome. Hanno sei zampe, un apparato boccale masticatore con robuste mandibole e antenne genicolate. L'apparato digerente delle formiche comprende due espansioni a sacco, dette ingluvie e ventriglio. Nel primo sacco vengono accumulate le sostanze alimentari, di queste solo una piccola parte passa nel ventriglio e viene digerita e assimilata dall'individuo. Il resto del cibo contenuto nell'ingluvie viene conservato e rigurgitato all'occorrenza per gli altri componenti della colonia. Tra gli organi di senso, il più sviluppato è l'olfatto, che ha la sua sede nelle antenne e serve alle formiche per percepire le sensazioni più comuni. Gli occhi, nella maggior parte delle specie, non danno sensazioni molto precise e possono percepire i cambiamenti di luminosità. Nell'ultima porzione dell'addome troviamo le ghiandole che contengono acido formico e altre sostanze tossiche o irritanti, oppure, in altre specie, speciali ghiandole anali secernenti una sostanza odorifera contenente acido butirrico, iridomirmecina e altre particolari sostanze che vengono schizzate lontano per difesa e offesa. In alcune specie, all'inizio dell'addome, sono posti gli organi stridulanti, che per sfregamento emettono dei suoni percepibili ad orecchio. Per capire meglio come muovere i primi passi, è necessaria una conoscenza almeno basilare della biologia delle formiche, tenendo conto del fatto che tutto parte da una singola regina. Il ciclo vitale di ogni formica inizia da un semplice uovo deposto dalla regina. Dopo un periodo di incubazione che varia a seconda della temperatura, della specie, della casta e delle risorse alimentari disponibili, dalle uova si schiudono le larve che solo in questa fase riescono a nutrirsi. Le larve sono prive di arti e incapaci di compiere movimenti complessi, ma possono contrarsi se minacciate. La regina nutre le larve rigurgitando nella loro bocca piccole gocce di cibo per mezzo di un processo chiamato trofallassi, oppure offrendo loro uova trofiche. In alcune specie, le larve, munite di mandibole, sono in grado di frantumare il cibo e nutrirsi da sole. In linea generale, una volta mature, le larve secernono della seta che utilizzano per tessere un bozzolo protettivo. In questa forma vengono chiamate pupe. Anche in questo caso, ci possono essere differenze tra una specie e l'altra. In alcuni generi, ad esempio Messor, le larve non producono seta ma rimangono completamente nude. In altre ancora, la seta viene prodotta in abbondanza e la stessa larva viene sfruttata per la costruzione del formicaio. Terminato il processo di sviluppo, le formiche sono completamente formate. Le uova, le larve e le pupe sono assistite con grande cura dalle operaie, che le trasportano nelle parti più confortevoli del formicaio a seconda delle necessità del loro sviluppo. La cura della prole costituisce la maggior parte del lavoro che si svolge all'interno del nido. Le giovani formiche appena nate hanno una pigmentazione leggera, che in pochi giorni tenderà a prendere il colore definitivo della specie. Le formiche vivono in società che possono essere formate da poche decine oppure molte centinaia di migliaia di individui, fino a qualche milione. Le formiche sono generalmente divise in tre caste principali, femmine riproduttive e femmine non riproduttive, tra le quali i soldati, per le specie in cui sono presenti. Le colonie hanno un sistema di assegnazione molto efficiente in cui le singole formiche nascono nel loro ruolo, la loro casta. Le formiche hanno dimensioni variabili e di norma le femmine riproduttive, ovvero le regine, sono più grandi delle operaie,
Possiedono inoltre tre ocelli sul capo e le ali, che però cadono dopo l'accoppiamento. In alcune specie, le regine possono raggiungere anche i 6 cm di lunghezza. Le regine, come possiamo facilmente intuire, fanno parte della casta che si occupa della deposizione delle uova e della fondazione di nuove colonie. Le formiche regine sono tra gli insetti più longevi conosciuti e possono vivere anche 15-20 anni. C'è poi la casta delle femmine non riproduttive, le operaie, la spina dorsale di qualsiasi colonia. Sono le formiche che si occupano di quasi tutte le mansioni, come la caccia, lo scavo del nido, la cura della prole, lo smaltimento dei rifiuti, l'esplorazione del territorio, la cura degli afidi, la coltivazione di funghi e la difesa del territorio. Le operaie, così come i soldati, sono tutte femmine sterili e presentano organi riproduttivi atrofizzati, ma hanno la possibilità di deporre uova trofiche che generalmente vengono utilizzate come cibo per la prole. Operaie e soldati differiscono perché i secondi hanno un capo più sviluppato oltre ad avere mansioni e ruoli differenti. In alcune specie, le operaie possono presentare uno spiccato dimorfismo e variare di dimensioni. Sono quindi suddivise in minori, medie e maggiori, da non confondere con la casta dei soldati che è a sé stante. Operaie e soldati vivono in media 1-2 anni. Ci sono poi i maschi, riproduttori, che hanno come unico scopo quello di accoppiarsi con le regine durante i voli nuziali. Portata a termine con successo o meno la loro mansione, muoiono entro qualche ora. I maschi sono in genere piccoli, sempre provvisti di ali, occhi grandi, ocelli molto sviluppati, ma un capo relativamente piccolo. Di solito sono le prime formiche con le ali ad uscire all'esterno del nido durante i voli di accoppiamento. Come in tutti i sistemi complessi, esistono delle eccezioni, altre caste, meno comuni, quali gli ergatogini. Questi presentano una forma intermedia tra operaia maggiore e regina e sono dotati di gonadi parzialmente sviluppate. Le caste delle formiche non sono determinate geneticamente. Questo significa che tutti i membri della colonia hanno lo stesso genotipo, che, a seconda delle differenze ambientali, attiverà o disattiverà la crescita degli individui, sviluppandoli secondo la destinazione adulta finale. In altre parole, le varie caste, regina, operai o soldati, vengono stabilite dai fattori ambientali caratteristici come il tipo di nutrimento destinato alle larve, la temperatura del nido, la diapausa, l'eventuale esposizione al gelo o una somma di essi. Ad esempio, le regine di Mirmica si sviluppano in primavera da larve che sono state sottoposte a temperature gelide durante la diapausa, l'età della regina e soprattutto i meccanismi determinati dai feromoni. Raggiunto un certo numero di operaie, verrà avviato il processo di autoregolazione per la produzione dei soldati, se presenti nella specie. Una volta innescato il processo di produzione dei soldati, lo stesso processo verrà regolato dalle esigenze della colonia. È la stessa colonia che, con la comunicazione tra individui, il famoso superorganismo, regola le proporzioni numeriche tra le caste. In natura, dopo i voli d'accoppiamento, le regine cercano un luogo adatto per scavare una camera che viene detta claustro, ed è in questa piccola camera, a malapena sufficiente per far girare la regina su se stessa, che inizierà quella che viene chiamata fase di fondazione. La fase di fondazione è quel periodo di tempo in cui la regina, da sola o con altre regine, depone le prime uova e le accudisce fino alla nascita delle nanitiche. Diverse specie di formiche utilizzano diversi tipi di fondazione. Parliamo quindi di fondazione claustrale, semiclaustrale, parassitaria e delle varianti monoginica, poliginica, pleometrotica e gemmazione. Non spaventarti, le differenze sono facili da ricordare. La fondazione claustrale è quel tipo di fondazione in cui la regina cercherà un luogo adatto dove deporre le uova ed allevare la prima generazione di operaie senza mai abbandonare il suo rifugio. Le regine delle specie claustrali non hanno bisogno di abbandonare il claustro per procurarsi il cibo, perché possono contare sulle risorse contenute nel loro gastro, unitamente alla conversione dei muscoli alari in proteine. In poche parole, le regine a fondazione claustrale hanno già con sé tutto l'occorrente per nutrire la prima generazione. All'occhio esperto è abbastanza facile riconoscerle per via delle considerevoli dimensioni del gastro e del torace rispetto alla testa. La fondazione semiclaustrale è quel tipo di fondazione in cui le regine, diversamente dalle regine claustrali, non dispongono di molte risorse. Escono saltuariamente dal loro claustro per cacciare e procurarsi il cibo necessario allo sviluppo della prima generazione. Sono contraddistinte da una testa più sviluppata rispetto ad addome e torace. La
fondazione parassitaria, invece, è quel tipo di fondazione in cui la regina necessita dell'assistenza da parte di operai e di una specie ospite. Le caratteristiche di questo tipo di fondazione variano enormemente a seconda delle necessità dettate da questioni alimentari, morfologiche o più generalmente biologiche delle varie specie. Ad esempio, la fondazione di Polyergus differisce drasticamente dalla fondazione dei Lasius parassiti, in termini di numeri, di specie necessarie alla fondazione e da necessità alimentari. La fondazione parassitaria è estremamente complessa e abbastanza difficile da ricreare in cattività, dato che entrano in gioco feromoni particolari e altri segnali chimici. In poche parole, la regina fondazione parassitaria tenta di soggiogare ed ingannare con i suoi feromoni le operaie di un'altra colonia per farsi accudire e portare all'interno del nido in tutta sicurezza. Eventualmente, in caso di successo, a questo punto ucciderà la regina madre della colonia e prenderà il suo posto, iniziando a deporre le uova della sua specie che verranno curate dalle operaie schiavizzate. Ci sono poi le varianti di fondazione: monoginica, poliginica, pleometrotica e gemmazione. La variante monoginica è quel tipo di fondazione in cui la regina opera in totale solitudine. Più precisamente, una fondazione monoginica è una fondazione attuata da una singola regina, che al riparo nel suo claustro si occuperà di mettere al mondo la prima generazione di operaie. La fondazione poliginica è quel tipo di fondazione in cui più regine della stessa specie si riuniscono per dare origine ad una nuova colonia. Studi compiuti su formiche appartenenti al genere Solenopsis riportano che la fondazione poliginica è dettata da una mutazione di carattere di un cromosoma, denominato cromosoma sociale. Tale cromosoma è presente nel DNA delle formiche, in due varianti. Una delle due varianti è quella che permette l'accettazione di altre regine, a patto che possiedano anch'esse la stessa variante del cromosoma sociale. L'altra variante di tale cromosoma, invece, non permette nessuna accettazione di ulteriori regine. In una fondazione realmente poliginica, le regine presenti hanno lo stesso ruolo e saranno presenti nella colonia fino alla fine dei loro giorni. Talvolta una regina può emettere un feromone leggermente più dominante, diciamo più affascinante per le operaie della colonia, e ricevere qualche attenzione in più. La fondazione pleometrotica, o per pleometrosi, è quella variante di fondazione per la quale più regine della stessa specie collaborano deponendo le uova e allevando le larve della prima generazione. Una volta stabilizzato il numero di operaie, queste ultime decideranno quale regina dovrà vivere, abbattendo tutte le altre e facendo tornare la colonia allo stato monoginico. Ovviamente, tentare di riprodurre questo fenomeno in cattività è molto rischioso, visto che può capitare che vengano uccise tutte le regine. La fondazione per gemmazione è un tipo di fondazione che può avvenire sia in specie monoginiche che poliginiche. La regina, o un insieme di regine, lascia il nido in cui è nata con un gruppo di operaie e si avventura nel mondo esterno alla ricerca di un luogo adatto in cui insediarsi e fondare la propria colonia. Questa è un'infarinatura generale delle cose che sarebbe utile imparare per non cadere in errori banali. Ora è il momento di procurarsi la nostra prima regina. Una cosa che personalmente adoro di questo hobby è che può essere davvero alla portata di tutti. Con pochi spiccioli avrai tutto il necessario per iniziare ad allevare la tua colonia. Uno degli errori più frequenti di cui si è vittima è senza dubbio l'acquisto impulsivo di setup che non servono, non idonei o semplicemente troppo grandi, che vengono pubblicizzati come kit starter con regine in omaggio. Ma non lasciarti ingannare da queste trovate commerciali. Formicai con sabbia, gel o altre stronzate non rappresentano altro che una vagonata di problemi sia per l'antkeeper sia per le formiche. Crolli, muffe, funghi, batteri, parassiti, spazio eccessivo, pessima gestione dell'umidità e stress costante sono solo alcuni dei problemi che queste trappole comportano e che spero tu voglia evitare. Per procurarti la tua prima regina hai a disposizione diverse opzioni. La più economica e gratificante è sicuramente procurarsela per conto proprio, anche se questo potrebbe richiedere un po' di tempo. Infatti, dovrai prima informarti su quali specie puoi trovare nella tua zona. Per questo può tornare utile scattare qualche foto, raccogliere qualche campione e chiedere l'identificazione ad un esperto, postando sul nostro gruppo. Una volta identificata la specie, puoi cercare informazioni sul periodo di sciamatura e quindi farti trovare pronto per l'occasione. I periodi di sciamatura sono diversi per ogni specie. In Italia avvengono tutti tra la primavera e l'autunno. In inverno non ci sono sciamature. Le tabelle dei periodi di sciamatura sono solamente indicative, poiché non tengono conto dei fattori ambientali quali la collocazione geografica, la variazione delle temperature, precipitazioni, vento e così via.
Sono utilissime per farsi un'idea, ma ovviamente non aspettarti di trovarsi il giorno e l'orario della sciamatura. In rete sono disponibili varie schede e tabelle che riportano i voli nuziali delle formiche in Italia. Te ne lascio una in descrizione. Non ti scoraggiare se non trovi subito una regina. Sicuramente ci vorrà qualche giorno, specialmente se stai cercando una specie ben precisa. Pensa che probabilmente, prima di oggi, ne avrai viste a centinaia senza sapere cosa fossero. Se non hai troppe pretese sulla specie, durante le notti estive attirate dalle luci ne troverai a pacchi, oppure anche una semplice passeggiata serale vicino a parchi e giardini. Se vedi delle regine alate che sono ancora nei pressi del loro nido, puoi evitare di raccoglierle, dato che sono ancora vergini e quindi non sono in grado di fondare una colonia. Ricorda che quelle che stai cercando sono formiche solitarie, lontano dai formicai e che si muovono in maniera piuttosto casuale perché in cerca di un posto sicuro. L'importante è avere sempre con te un piccolo contenitore o una provetta, perché le occasioni capitano quasi sempre quando meno te lo aspetti, e ritrovarsi in mezzo a una sciamatura in piena estate è una situazione abbastanza comune. Per catturare una regina è necessario riconoscerla quando ci si presenta davanti. All'inizio può essere facile confondere alcune operaie maggiori per regine. Dovresti tenere sempre a mente che solo i maschi e le regine vergini hanno le ali, perché l'accoppiamento di solito avviene in volo. Il segreto per riconoscere facilmente una regina è osservare il torace, che è sviluppato in maniera molto diversa da quello delle operaie. Le regine, una volta fecondate, si staccano le ali per muoversi a terra più velocemente e per dare meno nell'occhio, ma le cicatrici sul torace rimarranno molto evidenti. Queste cicatrici sono la conferma che quella che stai osservando è una formica regina. Con un po' di esperienza, riconoscere una regina quando la incontri risulterà automatico. Attenzione però, anche i maschi hanno un torace particolare. Per distinguerli efficacemente dalle regine, è importante osservare la testa e l'addome. Nel maschio, la testa risulterà visibilmente più piccola, quasi sproporzionata rispetto al torace, mentre l'addome sarà affusolato e con la parte terminale quasi arcuata. Una volta acquisite queste piccole ma importantissime differenze, trovare una regina sarà notevolmente più semplice. Il comportamento riproduttivo comune nella maggioranza delle specie in natura è talmente sfaccettato e complesso da lasciarci ancora parecchie lacune. In natura, una regina deve essere in grado di affrontare moltissime situazioni che vanno dal volo nuziale alla ricerca di un luogo adatto per poter fondare, dalla lunga solitudine durante la fondazione alla cooperazione con altre regine della stessa specie, vedi poliginia e pleometrosi. Una regina deve riuscire con le proprie forze a dar vita alle prime operaie, che sono la base di partenza per realizzare una grande colonia. La sfida è ancora maggiore per le specie a fondazione parassitaria. In natura, la probabilità di fallire è nettamente più alta delle possibilità di successo. Quando iniziano le sciamature, noi appassionati di formiche non vediamo l'ora di poter collezionare nuove regine e di ritentare con una specie con la quale magari abbiamo fallito o riuscire finalmente a trovare la regina di una specie che ci piace particolarmente. Anche se siamo disposti con tutte le buone intenzioni ad occuparci seriamente di queste creature, dovremmo considerare quanto sia difficile per un essere così piccolo come una formica regina superare le mille difficoltà nel tentativo di originare una propria colonia. La natura sopperisce a questa difficoltà con la legge dei numeri. Della moltitudine di regine che sciamano, solo una minuscola percentuale riuscirà a fondare una colonia. Fa parte dell'etica di ogni antkeeper porsi dei limiti nella raccolta. Un minimo di buonsenso è sufficiente per capire che raccogliere decine e decine di regine neosciamate della stessa specie è sbagliato. Non dobbiamo farci ingannare dal fatto che siano presenti in gran numero, dimenticando che è il solo modo che la natura ha di svolgere il proprio compito. Bisogna porsi dei limiti, bisogna pensare che, anche se la maggior parte di quelle regine è destinata a morire, la loro morte fa parte di un ciclo naturale. I loro corpi sono la risorsa alimentare di altri animali. In natura non esistono eccedenze, tutto fa parte di un ciclo al quale noi non dobbiamo mettere mano. Preleviamo pure qualche regina, ma facciamolo con rispetto e in maniera limitata. La community di Ants Italia ha una posizione ben precisa su questo aspetto del lobby. Non vogliamo avere nulla a che fare con chi non rispetta la natura, ma soprattutto non vogliamo dare visibilità a chiunque non rispetti l'etica della raccolta per fini prettamente economici. Il secondo metodo a cui puoi ricorrere per procurarti una regina è la cessione o lo scambio con altri antkeeper. La nostra community gode di un vasto bacino di utenza e capita spesso che qualcuno ceda colonie o regine che ha in eccesso. Per rendere più facile e immediato questo processo, io e lo staff abbiamo approntato uno spazio virtuale, il nostro Ants Hub, un forum in cui ogni utente può cedere le proprie colonie o può pubblicare un topic per accordarsi direttamente con chi è interessato.
La terza opzione è la via più facile, quella dei pigri. Basta pagare e acquistarla da un venditore. Questa è un'opzione che generalmente tendo a sconsigliare per chi ha la prima esperienza, perché purtroppo non sono pochi gli utenti frodati da persone senza scrupoli che vendono a prezzi esorbitanti delle argine molto comuni in cattive condizioni, approfittando dell'entusiasmo dei neofiti. Inoltre, è sempre bene informarsi sulle regole dei paesi da cui pensate di acquistare. Fate attenzione, davvero, perché per le spedizioni che provengono fuori dall'Unione Europea si potrebbe incorrere in sanzioni piuttosto salate, oltre che procedure penali. Se hai trovato una formica e vuoi identificare la specie, ti puoi rivolgere al nostro gruppo. Quando chiedi un ID, ricordati di indicare sempre la provincia o la regione in cui hai trovato la formica, di allegare una foto in cui sia ben visibile l'esemplare e di riportare le dimensioni nella maniera più precisa possibile. Per far questo, posso consigliarti di scattare una foto della formica mettendo la provetta vicino a un righello o su un foglio a quadretti. I dati che ti vengono richiesti sono indispensabili per l'identificazione, giacché tra le migliaia di specie di formiche esistenti, anche un solo millimetro può fare la differenza tra una specie e l'altra. L'informazione sull'area di ritrovamento serve invece a restringere il campo delle specie possibili, circoscrivendoli insieme alle sole specie presenti nella tua regione o zona. Un'identificazione sbagliata può portare a risultati disastrosi, quindi fidatevi solo ed esclusivamente dei mirmecologi e degli utenti più esperti. Una volta procurata la regina, è il momento di allestire un setup idoneo alle sue esigenze per consentirle di portare a termine la fase di fondazione. Come detto in precedenza, le regine, dopo l'accoppiamento, solitamente si staccano le ali e cercano immediatamente un rifugio dove passare la fase di fondazione, che a seconda della specie può durare anche parecchi mesi. In natura possono trovare rifugio sotto una pietra, tra gli incavi delle cortecce, nelle galle o più comunemente scavando un piccolo tunnel nella terra sigillando l'entrata. La maggioranza degli antkeepers concorda che, artificialmente, il claustro delle regine viene simulato al meglio da un setup in provetta. Puoi trovare le provette in farmacia, quelle che si usano per le analisi delle urine, oppure dal fioraio o acquistarle a lotti su siti come Amazon. In plastica o in vetro non fa alcuna differenza per l'ospite. Le provette in plastica sono ovviamente più resistenti e sicure, ma non sono l'ideale per le osservazioni, specialmente quando si graffiano dopo diversi utilizzi. Al contrario, le provette in vetro sono ottime per le osservazioni e per fare foto. Inoltre si puliscono facilmente facendole bollire, ma come possiamo immaginare sono molto fragili e di solito sono più costose. L'ideale sarebbe avere almeno un paio di provette di scorta per le situazioni di emergenza, nel caso in cui sia richiesto un cambio. Quindi la prima cosa da fare è quella di riprodurre le condizioni ideali perché la regina inizi la fase di fondazione. Tali condizioni si possono ottenere seguendo questo metodo. Ricordiamoci sempre che le formiche sono animali tigmotattici e che è nella loro natura preferire spazi piccoli e angusti, al limite del claustrofobico, nei quali possono sentirsi a loro agio come se stessero all'interno di un tunnel sotterraneo sigillato. La prima cosa a cui dobbiamo pensare è fornire un giusto grado di umidità e dare alla regina la possibilità di bere. Per fare ciò si procede riempiendo la provetta con acqua per almeno 2/3 e successivamente creare un tappo con del cotone pressato con le dita e premerlo con decisione utilizzando un bastoncino o una matita fino al livello dell'acqua, in modo da mantenere il serbatoio separato dalla stanza in cui inseriremo la regina. Non preoccuparti se l'acqua fuoriesce dal cotone, puoi sempre assorbire l'eccesso con un po' di carta. A questo punto inseriamo in provetta la regina, nel modo più delicato e gentile possibile. Possiamo usare un po' di cotone oppure delle pinze entomologiche. Successivamente chiudiamo l'entrata della provetta con un altro tappo di cotone, ma questa volta senza pressarlo troppo. In questo modo evitiamo che la regina possa scappare e allo stesso tempo avremo un minimo ricircolo d'aria. Una cosa particolarmente comoda del setup in provetta è che, se ben fatto, man mano che l'acqua verrà consumata, l'effetto vuoto farà sì che il cotone arretri lasciando più spazio alla colonia in fase di crescita. La provetta allestita è senza dubbio la miglior simulazione di un claustro, ma vale la pena citare anche altri tipi di setup che possono tornare utili in certe situazioni. Volendo, è possibile partizionare la provetta per creare diverse camere,
Questo metodo viene utilizzato con successo da molti allevatori della community e permette di facilitare l'alimentazione della colonia. In poche parole, si tratta di aggiungere alla provetta delle pareti, che possono essere di diversi materiali, tipo sughero o plastica. Questo setup si presta bene per specie numerose di piccola taglia. Riesce a limitare la possibilità di fuga delle formiche durante le operazioni di mantenimento. Con questo sistema le formiche tenderanno a spostarsi nelle camere più interne. Questo metodo è utile anche per ritardare quanto più possibile l'utilizzo prematuro di nidi e arene. La camera di stabulazione è un setup che può essere costruito con diversi materiali. Sostanzialmente è un formicaio con una singola camera e di dimensioni ridotte, talvolta provvista anche di un metodo di gestione dell'umidità come una water tower. Questo metodo, se ben preparato, si presta bene a formiche di medie e grandi dimensioni e specie semiclaustrali. La versione semplice della provetta. Un piccolo contenitore con dentro qualche batuffolo di cotone che deve essere bagnato giornalmente. Può andar bene come soluzione temporanea o d'emergenza, ma non è molto funzionale e sarebbe meglio sostituirlo con un altro setup appena possibile. La regina sarà soggetta a stress ogni volta che si rende necessario idratare il cotone. Inoltre, come puoi facilmente intuire, è un pericolo anche per le uova e le larve che rischiano di rimanere aggrovigliate nel cotone o risucchiate dalla tensione dell'acqua. Ora che la regina è al sicuro nel suo setup, coprilo e posizionalo in un ambiente tranquillo. Ad esempio il ripiano di un armadio, un cassetto o una scatola, comunque lontano da possibili urti. Ricorda che maneggiare il setup disturberà inevitabilmente la regina, con il rischio concreto che possa mangiarsi le uova deposte o che si comporti in modo strano, ad esempio sfilacciando il cotone per via dello stress. Ricordi i tipi di fondazione? Bene. Ora, in base alla specie della tua regina, dovrai adattarti alle sue esigenze. Se la regina appartiene ad una specie a fondazione claustrale, non andrà alimentata fino alla nascita delle prime operaie. Ci sono casi particolari in cui invece è consigliabile nutrire una regina claustrale, ad esempio se questa ha fallito un tentativo di fondazione, oppure nel caso in cui provenga da una spedizione lunga e travagliata. Un piccolo incentivo proteico e zuccherino potrebbe aiutarla a ricominciare da capo. Se invece la regina appartiene a una specie a fondazione semiclaustrale, andrebbe alimentata somministrando cibo di tanto in tanto, un piccolo insetto e una minuscola goccia di liquido zuccherino ogni 5-7 giorni, eliminando sempre i resti del pasto precedente entro un paio di giorni. Questa è una guida per chi ha le prime esperienze. Eviterò quindi di parlare di regine parassite, dato che questo tipo di fondazione richiede conoscenze più avanzate e diversi tentativi con formiche delle specie ospiti che possono mettere a rischio la vita della regina stessa in caso di fallimento. Le regine parassite hanno poco tempo a disposizione per schiavizzare le operaie e se falliscono vengono uccise o muoiono di fame entro qualche giorno. Il setup non deve essere esposto direttamente alla luce, in particolare alla luce solare. Deve essere preservato da vibrazioni e forti rumori, maneggiato il meno possibile e soprattutto non deve essere sottoposto a sbalzi termici improvvisi. Bisogna limitarsi a controlli sporadici, al massimo una volta ogni 5-7 giorni, per evitare che lo stress comprometta la fondazione. Nonostante il setup in provetta sia quello più consigliato, con il tempo si può andare incontro a diversi problemi, alcuni di poco conto, altri che richiedono un intervento tempestivo. Quando la riserva idrica si esaurisce, non è il caso di forare la provetta per provare a riempirla. Alla fisica non piace questa cosa. Sarà sufficiente preparare una nuova provetta e far trasferire la regina. Se non sai come fare, non preoccuparti, ne parleremo dopo. Altri problemi che riguardano l'acqua e nella fattispecie le diverse colorazioni che potrebbe assumere danno vita a diverse situazioni. Nel caso in cui l'acqua si presenti di colore giallognolo, si tratta di semplice contaminazione organica che non rappresenta un grosso pericolo e non richiede un intervento immediato. Nel caso in cui il colore fosse rosso o verde bluastro, la contaminazione potrebbe essere da batteri. Nella fattispecie può trattarsi di cianobatteri o di un particolare batterio gram negativo. Questo batterio viene trasportato da blatte, formiche, grilli e quant'altro. Non ha bisogno di molto per riprodursi e non necessita nemmeno di luce. Si sviluppa bene dai 5 ai 40 gradi. In questa eventualità, bisogna intervenire immediatamente sostituendo il setup e sterilizzando la provetta contaminata con alcol all'80% e lasciandolo evaporare. Vi raccomando di fare molta attenzione visto che Serratia marcescens è un batterio estremamente dannoso anche per l'uomo e può creare un sacco di problemi. Meno frequente ma probabile è la contaminazione dell'acqua da parte di alghe verdi e rosse. Anche in questo frangente il mio consiglio è quello di sostituire il setup il prima possibile.
È importantissimo maneggiare queste provette con dei guanti e stando bene attenti a lavarsi le mani correttamente dopo il processo di sostituzione pulizia. Un'altra situazione a cui possiamo andare incontro è il cotone della provetta che inizia a diventare nero. Questo è dovuto sostanzialmente ai metaboliti delle formiche. Il cotone nero non è un problema per il quale ci si deve preoccupare troppo. Si può intervenire con calma. Al contrario, le muffe sono un grosso problema. Sono facilmente riconoscibili. Spesso assumono colori dal verde al rosso. In questo caso è necessario intervenire tempestivamente sostituendo il setup. Onde prevenire le situazioni finora elencate che riguardano la contaminazione dell'acqua, del cotone e delle provette, è buona norma applicare delle regole di igiene, come ad esempio lavarsi le mani, sterilizzare le provette dopo l'utilizzo e pulire gli attrezzi regolarmente. Se abbiamo proceduto in maniera corretta con la stabulazione della regina e se abbiamo applicato tutte le regole di cui abbiamo parlato fino ad ora, finalmente, a seconda della specie e passato un certo lasso di tempo, le prime operaie nanitiche sfarfalleranno. Si definiscono nanitiche le formiche nate dalla prima deposizione della regina. Queste formiche avranno dimensioni leggermente ridotte. Questo è dovuto al fatto che le larve di queste nuove nate sono state alimentate unicamente con le risorse disponibili della regina. Alle nanitiche viene affidato il compito più importante, il successo o il fallimento della colonia. In pratica, le nanitiche sono le prime operaie che usciranno dal nido per andare a caccia e portare al resto della giovane colonia gli alimenti di cui ha bisogno. Se consideriamo che il numero di nanitiche è esiguo, questo rende ancora più arduo il loro compito. In natura, se queste piccole formiche non fanno ritorno al nido, perché si perdono o perché vengono predate, è molto probabile che la colonia sia destinata ad estinguersi. Sebbene nelle colonie mature la morte del singolo individuo non rappresenti una grossa perdita, nelle colonie incipienti ogni singola formica ha un valore enorme. L'alimentazione è sicuramente uno degli aspetti più importanti nell'allevamento delle formiche e di tutti gli altri animali. A parte i pochissimi casi in cui la specie è fortemente specializzata, le formiche sono generaliste in fatto di cibo. Il range alimentare delle formiche spazia da insetti, cadaveri, scarti di vario genere, frutta matura, melata di insetti e piante, semi, nettare dei fiori e chi più ne ha più ne metta. L'acqua è un elemento indispensabile e non deve mai mancare. Per le formiche l'acqua di rubinetto o di bottiglia, ovviamente non frizzante, è più che ottima. Altro elemento fondamentale e insostituibile è l'apporto proteico. Le proteine sono la base della vita e nel caso di una colonia di formiche sono utilizzate in gran parte per la crescita delle larve e per la produzione di uova della regina. In minima parte anche le operaie consumano proteine. Per fornire proteine alle nostre colonie dobbiamo ripiegare sull'uso di insetti e altri artropodi. Gli insetti da pasto devono provenire da allevamenti. Sconsigliamo l'utilizzo di insetti catturati in natura, specialmente le mosche e simili, perché potrebbero essere contaminati da parassiti o pesticidi. Nel caso in cui si fosse assolutamente sicuri che l'insetto catturato provenga da luoghi non contaminati, è sempre consigliabile congelarlo per almeno 24 ore o bollirlo per qualche istante. Un consiglio che mi sento di darvi è di controllare comunque anche gli insetti che provengono da allevamenti, che sono sicuramente non contaminati da pesticidi, ma potrebbero essere infestati da parassiti, vedi gli acari. Somministrare insetti ad una colonia in provetta significa fornire un insetto da poco abbattuto, tagliato in piccoli pezzi, posto su un pezzettino di carta stagnola o di carta forno e inserirlo nella provetta. Mai introdurre insetti ancora vivi o semoventi o pezzi troppo grossi. Diverso è il discorso per le colonie adulte, dove la somministrazione di insetti richiede meno precauzioni. Alle colonie mature possiamo somministrare anche insetti di grosse dimensioni che si muovono ancora, a patto che vengano prima resi inermi, tramortendoli o tagliandoli. Se le proteine sono considerate i mattoncini della vita, i carboidrati sono le energie necessarie per tutte le funzioni vitali. Per fornire carboidrati possiamo utilizzare diverse sostanze. Possiamo spaziare dall'acqua zuccherata, al miele diluito, allo sciroppo di glucosio, alla melata o alla frutta per le specie che la gradiscono. Per fornire sostanza zuccherina ad una colonia in provetta, possiamo ripiegare sull'uso di una pallina di cotone imbibita di tale sostanza e posta sempre su un pezzo di carta stagnola o da forno, sempre ricordandosi di rimuovere gli avanzi entro i due giorni successivi. Per le colonie adulte, le sostanze zuccherine vengono fornite, ovviamente, in quantità maggiori e possono essere messe in provette, beverini e piattini o tappi di bottiglia. Durante l'estate, o se si usano tappetini riscaldanti, è necessario sostituire frequentemente la sostanza zuccherina poiché il processo di fermentazione è più veloce.
Per le specie granivore, come quelle appartenenti al genere Messor, bisogna evidenziare il fatto che le proteine vengono assunte principalmente dai semi. Infatti, le formiche di questo genere consumano saltuariamente insetti e cibi zuccherini. Per la somministrazione dei semi alle giovani colonie è consigliabile schiacciare tra due cucchiai i semi in modo da facilitarne il consumo da parte delle formiche. Questo almeno finché la colonia non presenta operaie maggiori adibite proprio a questo scopo, ovvero rompere i semi. Possiamo utilizzare mix di semi per piccoli uccelli, molto economici, oppure semi di piante da orto che si trovano nelle bustine, vedi lattughe, cicorie e altre verdure. Nonostante i semi siano alla base dell'alimentazione delle specie granivore, è comunque necessario fornire carboidrati e proteine diverse da quelle provenienti dai semi, somministrando insetti e liquidi zuccherini, anche se in misura minore rispetto alle specie non granivore. In commercio ci sono prodotti come gelatine e sciroppi proteici che possono fungere da integratori e non come sostituti di una dieta a base di insetti. In cattività si notano spesso i due diversi comportamenti da colonie incipienti e colonie mature. Le prime spesso si mostrano abbastanza selettive per quanto riguarda l'alimentazione, soprattutto in merito alla scelta delle proteine che spesso si riduce al solo consumo di piccoli insetti. Per contro, le colonie mature dimostrano in maniera più evidente il generalismo di cui vi ho parlato poco fa, dandoci la possibilità di somministrare una gamma maggiore di alimenti, quali ad esempio piccoli crostacei, carne, uova, eccetera. Evitate assolutamente cibi che contengono alte concentrazioni di sale. Se sei arrivato fino a qui, avrai certamente capito che allevare formiche implica tutta una serie di conoscenze e preparazione. Per l'alimentazione di colonie mature si renderà necessario avere una scorta o addirittura un piccolo allevamento casalingo di insetti da pasto, tipo blatte, camole, grilli o locuste. Mettiamoci in testa che per allevare formiche non esistono surrogati degli insetti. Se avere a che fare con gli insetti da pasto ti crea disagi insormontabili, significa che non puoi allevare formiche. A questo punto, la nostra giovane colonia presenta le sue prime operaie. La routine di mantenimento rimane più o meno la stessa, ovvero fornire cibo e cercare di stressarle il meno possibile. Il mio consiglio è di mantenere le giovani colonie in provetta o nei setup alternativi fino a quando sarà possibile, ovvero fino a quando le operaie diventeranno incontrollabili, spesso dandosi alla fuga ogni qualvolta interveniamo nel piccolo setup. I più esperti riescono a mantenere colonie di Lasius e altre specie di taglia piccola anche quando queste raggiungono 40-50 operaie o più. Quindi non mettere 10 formiche in un nido da un metro quadrato. L'umidità non è un parametro facilmente controllabile in provetta, ma il cotone di idratazione è sufficiente a garantire all'argina il giusto gradiente per farla fondare. Se si utilizza una provetta, saranno le formiche a decidere dove posizionarsi in base al livello di umidità che preferiscono. Infatti, se notiamo che tendono a stare vicino al cotone d'ingresso, potrebbe essere utile dar loro un po' più di spazio, arretrando il cotone. Per quanto riguarda i setup provvisti di Water Tower, è bene assicurarsi che l'acqua non venga mai a mancare completamente, in modo da fornire un punto ad alto gradiente. Le formiche sono insetti pecillotermici, dunque sono incapaci di mantenere costante la loro temperatura corporea nel tempo e sono ectotermi, ovvero dipendono dalla temperatura dell'ambiente in cui vivono. Se ne evince che la temperatura ricopre un ruolo davvero fondamentale per il loro ciclo biologico. Quando si tratta di formiche che vivono in regioni temperate, ovvero quelle aree del globo soggette al susseguirsi delle stagioni, bisogna tenere in considerazione il variare delle temperature del territorio in cui si è raccolta la resina. Più precisamente, bisogna tener conto delle esigenze di ogni singola specie, ad esempio quelle italiane, come Camponotus nilanderi, originaria del sud Italia, che avrà bisogno di temperature diverse se chi decide di allevarla vive in Val d'Aosta. Per contro, allevare specie prettamente montane è difficile da fare se si vive in zone molto calde. Per rendere più chiaro l'argomento, è bene informarsi su quali siano le specie termofile, per lo più tipiche del sud Italia, che necessitano di temperature ben più alte e per periodi più lunghi rispetto alle specie che vivono nel nord Italia. Raccomando sempre di non esporre le colonie a sbalzi termici importanti e improvvisi. Se 1 o 2 gradi fanno la differenza per noi, figuriamoci per questi piccoli insetti. Le provette e i setup per la fondazione sono ambienti molto piccoli e che si sporcano facilmente. È quindi imperativo cercare di mantenerli più puliti possibile. Per mantenerli puliti nel tempo, come abbiamo detto in precedenza, è bene adottare delle regole di prevenzione, come ad esempio posizionare il cibo su dei pezzetti di carta stagnola o carta forno. Pulire gli interni con diverse operaie risulta alquanto difficile quando queste tentano di fuggire in ogni direzione e a volte si rivela più semplice ed efficace sostituire direttamente il setup con uno pulito. Per traslocare le nostre colonie abbiamo alcuni metodi a disposizione. Mi sento di suggerire il metodo classico, che è quello più adatto ai neofiti
e alle colonie ad ogni stadio di crescita, ossia lasciar fare alle formiche. Prepariamo un contenitore in cui inserire la provetta con la colonia e posizioniamo un nuovo setup affiancato al vecchio. Rimuoviamo la copertura del setup in modo che le formiche vengano infastidite dalla luce. Ci vorrà del tempo perché le formiche si muovono, ma alla fine si trasferiranno. Questo risulta il metodo meno traumatico per le formiche e più semplice per noi. Nel video passato consigliavo di attaccare al setup da sostituire uno nuovo e di illuminare il vecchio in modo da indurre il trasferimento. Ho notato che per alcune colonie il nuovo setup veniva percepito come un'espansione di quello vecchio e quindi la colonia tardava a spostarsi o addirittura finiva con l'abitare entrambe le parti. Esiste anche un altro metodo abbastanza drastico che non consiglio a chi ha le prime armi o non ha molta esperienza con le formiche. Esso consiste nel rovesciare il contenuto del setup in un contenitore in cui si è precedentemente inserito il nuovo alloggio. Se nella vecchia provetta resta ancora qualche uovo, è bene aspettare che parte della colonia si sia spostata nella nuova abitazione prima di reinserire il vecchio setup nel contenitore e lasciare che le formiche recuperino le uova rimaste. Un'arena non è altro che un contenitore, uno spazio di diverse dimensioni dedicato al foraggiamento delle formiche. In natura, le formiche costruiscono un nido e la zona circostante diventa la zona di caccia della colonia. Quindi in cattività, l'arena fungerà da spazio dedicato a questo scopo. Trattandosi di uno spazio artificiale e circoscritto, è necessario fare in modo che le formiche non evadano. Come? Con l'uso dell'antifuga. Ma quali possono essere gli antifuga? Esistono diverse sostanze che gli antkeeper utilizzano. Ognuna di queste sostanze ha i suoi vantaggi e svantaggi in termini di costi, efficacia, durata e praticità. Queste sono le sostanze più utilizzate. L'olio di vasellina, chiamato anche olio minerale, di paraffina o enologico, ha un effetto repellente sulle formiche. I vantaggi di questa sostanza sono il basso costo, una durata media, facilità di applicazione e una buona efficacia. Gli svantaggi sono che si sporca facilmente con polveri o detriti depositati direttamente dalle formiche e che con le alte temperature tenderà a colare. L'olio rappresenta un rischio per le formiche di piccole dimensioni, poiché corrono il pericolo di rimanervi invischiate. L'applicazione può avvenire tramite l'uso di un pennello o un pezzo di carta assorbente. Se applicato su pareti orizzontali, tipo cornici, sarà sufficiente applicare solamente l'olio, mentre su pareti verticali ti consiglio di creare un mix 1-1 di olio e grasso lubrificante. Il grasso non ha nessuna utilità come antifuga e non può essere usato da solo, serve soltanto ad evitare che l'olio colli dalle pareti. Il teflon liquido, PTFE o Fluon, è la sostanza più efficace tra gli antifughe dal momento che ha il più basso coefficiente di attrito al mondo. Ha una durata estremamente lunga quando applicato correttamente ed è assolutamente innocuo per le formiche. Gli svantaggi sono il prezzo davvero elevato, la difficoltà di applicazione e il rinnovo. L'applicazione di questo antifuga necessita di tutta una serie di accorgimenti. È necessario non sovrapporre l'applicazione degli strati, in quanto questo renderebbe nullo il suo effetto, visto che il nuovo strato non aderirà a quello già asciutto e darà alle formiche un appiglio su cui arrampicarsi. Il contenitore del PTFE va capovolto lentamente e periodicamente, cercando di non creare bolle al suo interno. Questa pratica va eseguita anche prima di ogni applicazione. L'applicazione del Fluon è un processo brigoso, soprattutto quando fatto su contenitori dal bordo esteso, dato che si tratta di un liquido che si asciuga velocemente. Si estende con l'ausilio di un pennello a setole morbide e con movimenti decisi. Per contenitori piccoli si deve cercare di applicarlo in una sola passata, mentre per contenitori grandi il processo è decisamente più complesso. Il rinnovo non è possibile, se non a patto di ripetere l'applicazione ex novo avendo cura di rimuovere completamente il vecchio strato dell'antifuga. Si tratta di uno dei metodi più economici e facili da applicare. Il borotalco funge da deterrente, mentre l'alcol sarà di supporto all'adesione durante la stesura. Per l'applicazione si prepara un mix di borotalco e qualche goccia di alcol, in modo da creare una sorta di impasto omogeneo che andrà applicato mentre ancora umido, con l'ausilio di un pennello o del solito batuffolo di cotone. Una volta che l'alcol sarà evaporato, il talco aderirà all'arena. Il problema è che si staccherà qualora le formiche ci passino sopra. Nonostante tutti i lati positivi, va detto che si tratta di un metodo poco duraturo e che va rinnovato spesso. Per questo consiglio di usarlo solo in caso di emergenza o quando non si ha altro a disposizione. Importante, se applicate questo metodo ad un'arena con delle formiche, posizionate il contenitore in un luogo ben areato per evitare che i fumi dell'alcol le uccidano. L'acqua rappresenta in assoluto il metodo più economico e più semplice da applicare. L'idea è quella di creare un fossato che circonda l'arena. L'unico inconveniente è che richiede uno spazio adeguato e di un contenitore da usare come fossato abbastanza grande da contenere l'arena. È importante dire che non è valido per alcune specie in quanto queste sono in grado di nuotare, come ad esempio alcune specie appartenenti al genere Solenopsis e Polyrachis. I compiti di un allevatore cambiano una volta che la colonia ha raggiunto un certo livello di maturità. Quasi mai ci potremo limitare al solo fornire cibo.
Ogni colonia ha bisogno di attenzioni e cure diverse in base alla propria età e specie. E fin qui abbiamo visto la differenza tra l'avere a che fare con una regina in provetta e una giovane colonia. Quindi parliamo adesso della routine che è bene seguire quando ci si deve prendere cura di una colonia adulta o semi-adulta, a cui abbiamo fornito una o più arene. Ora che la nostra colonia ha uno spazio esterno in cui foraggiare, ti sarà più facile osservare e cercare di capire i bisogni osservandone i comportamenti. Viene da sé che col crescere della colonia aumenterà il numero di interventi da parte nostra. Le volte in cui dovremo offrire alimenti sarà decisamente maggiore, parimenti al numero delle volte in cui dovremo rimuovere gli avanzi, pulire l'arena, controllare lo stato dell'antifuga e dell'acqua. Noteremo un cambio di atteggiamento della colonia stessa. Specie che in provetta avevano un'indole timida diventeranno via via più audaci e voraci con l'aumentare della prole. Potremo notare dei comportamenti peculiari di ciascuna colonia, come ad esempio un aumento improvviso di operai in arena significa che la colonia sta bene e si sta espandendo oltre a necessitare di un pasto. Se hai a che fare con colonie che necessitano di un particolare gradiente di umidità e che spesso sono alloggiate in specifici setup, devi assicurarti di mantenere in condizioni ottimali l'intero setup. Piccoli igrometri e termometri posizionati in arena possono essere d'aiuto per monitorare questi parametri. In periodo di assenza, ad esempio le vacanze, la cosa migliore sarebbe affidare il mantenimento ad un amico o un parente. Se invece non abbiamo nessuno a cui affidare le nostre colonie, dobbiamo assicurarci di lasciare a disposizione una fonte d'acqua. È buona norma fornire più cibo nei giorni precedenti la partenza e lasciare un po' di scorte. Possiamo preparare delle provette con sostanze zuccherine da posizionare in arena, che ci permetteranno di fornire alle colonie il cibo basilare almeno per qualche giorno. Alcuni allevatori utilizzano anche dei pastoni per uccelli insettivori, i quali hanno anche al loro interno delle tracce di frutta, molluschi, carne e proteine varie. Le formiche non avranno problemi a sopravvivere a ragionevoli periodi di digiuno, ma dobbiamo mettere in conto che la crescita verrà interrotta. Al nostro rientro, assicuriamoci quindi di nutrire abbondantemente per recuperare i giorni di digiuno e far tornare la crescita della colonia alla normalità. La diapausa è un espediente grazie al quale le formiche possono superare un periodo di condizioni avverse. Nelle zone del pianeta con clima temperato, la condizione avversa è data dal periodo invernale. Durante la diapausa le formiche mantengono un bassissimo metabolismo respiratorio, cessano totalmente di alimentarsi e di crescere. La diapausa è indotta da fattori esterni ed interni come ad esempio il fotoperiodismo, la temperatura, le secrezioni ormonali e la disponibilità di cibo. Quindi la mancanza di luce, la bassa temperatura e la scarsità di cibo preannunciano l'arrivo dell'inverno. Le formiche entrano in uno stato di arresto dello sviluppo, caratterizzato dalla mancanza di crescita dei vari stadi. A tal proposito, è bene ricordare che durante la diapausa le larve e le uova non cresceranno, non muteranno nello stadio successivo, ma supereranno lo stato di quiescenza. Le pupe non sopravviveranno alla diapausa. Con il termine diapausa si intende definire quello stato di arresto della crescita dovuto a condizioni avverse, che possono generarsi dalle temperature rigide invernali, ma anche da temperature estive troppo elevate. In tal caso si può definire estivazione, quando, a causa dell'eccessivo calore, si crea una mancanza di risorse, come l'acqua e la disponibilità di alimenti, e quando le stesse temperature elevate metterebbero in serio pericolo la vita stessa. Alcune specie possono farne a meno, per altre invece è obbligatoria e fondamentale. Perciò assicurati di fare delle ricerche sulla specie che stai allevando e sulle condizioni climatiche del loro luogo di provenienza. Per semplicità, possiamo dividere il periodo di diapausa in tre fasi: rallentamento, pausa e ripresa. Nella fase di rallentamento dovremo abbassare gradualmente le temperature fino a raggiungere quella richiesta per la diapausa vera e propria. Prima di iniziare questa fase, è d'obbligo assicurarsi che i nostri setup siano puliti e riforniti con acqua a sufficienza. Se necessario, sostituire la provetta piuttosto che il nido, meglio farlo prima che durante la diapausa. Verifichiamo inoltre che nelle colonie tutte o almeno la maggior parte delle pupe siano sfarfallate, mentre possiamo non preoccuparci di uova e larve che non avranno problemi dato che entreranno in diapausa al pari delle operaie. Utilizziamo la fase di rallentamento per abbassare la temperatura in 7-10 giorni fino a raggiungere quella richiesta. Questo per evitare uno sbalzo repentino delle temperature che può risultare fatale per la colonia. Ogni specie necessita di temperature diverse ed è bene informarsi preventivamente leggendo le relative schede di allevamento in cui è sempre riportato il range di temperatura ottimale. Possiamo sfruttare la parte iniziale di questa fase anche per somministrare dosi maggiori di carboidrati, per dare alle formiche un piccolo aiutino extra che andranno a immagazzinare nel loro stomaco sociale. Questa fase è molto importante, perché l'abbassamento graduale delle temperature permette alle formiche di produrre glicerolo, sostanza che ne previene il congelamento. Come posso fare per abbassare la temperatura? La messa in diapausa delle nostre colonie deve avvenire per gradi, spostando i setup in ambienti più freddi come garage, soffitte, cantine o camere prive di riscaldamento.
La cosa importante è essere certi che le temperature non scendano troppo oltre la soglia minima. Per ridurre questo rischio è consigliabile alloggiare le colonie in scatole di polistirolo riempite con giornali o vatta, oppure creare una vera e propria ant box in polistirolo per tutti quei setup troppo grandi per una piccola incubatrice. Se abbiamo a che fare con colonie aliene al nostro clima, come ad esempio una Camponotus nilanderi della Sicilia allevata da un keeper piemontese, sarà necessario cercare di riprodurre l'ambiente ideale per questa specie. Alle volte questo non è affatto facile, ma sta alla maturità di un allevatore capire quali specie è in grado di allevare con successo e quali no. Durante la pausa abbiamo raggiunto una tale temperatura che le formiche si sono letteralmente fermate. Non c'è più il traffico di operai che caratterizzava l'arena fino a qualche settimana prima e tutte le formiche si sono raccolte all'interno del nido o della provetta. I movimenti sono limitati al minimo e la regina è nascosta alla nostra vista. In questo periodo di 3-4 mesi i nostri controlli dovrebbero essere il meno invadenti possibile in modo da non disturbare le colonie. Evitiamo quindi di maneggiare spesso le provette e i formicai, usiamo coperture di cartoncini o pellicole per mantenere buio l'interno dei setup. Doveroso ricordare che in questa fase le colonie non necessitano di cibo, ma l'acqua, sia sotto forma di umidità del nido, sia come fonte idrica, rimane essenziale. La fase di ripresa spesso coincide con la fine della stagione invernale, inizio della primavera. Come per la fase di rallentamento, impiegheremo 7-10 giorni per aumentare gradualmente la temperatura dei nostri setup. A volte può volerci anche più tempo. Alcune specie impiegano più e più giorni prima di ritornare ad essere completamente attive. In questo lasso di tempo, le formiche vanno nutrite regolarmente e torneremo a somministrare carboidrati sotto forma di zuccheri. Importantissima la fornitura di proteine indispensabili per la ripresa del ciclo della crescita delle larve e per la regina che in breve tempo riprenderà a deporre le uova. Come per la fase di pausa, anche quella di ripresa deve avvenire gradualmente. Anche in questo caso, il metabolismo delle formiche subisce dei cambiamenti che devono avvenire in modo graduale, seguendo i loro tempi e le loro esigenze, non i nostri. Deleterio? Spostare le formiche dal frigorifero direttamente sul tappetino riscaldante. Lascia che le temperature seguano l'andamento stagionale. Quando avrai finalmente riportato la temperatura alla fascia ideale, e quando noterai che le attività delle formiche sono ritornate alla normalità, potrai dire di aver svernato con successo le tue colonie. Molti allevatori sono erroneamente convinti che usando dei tappetini riscaldanti e mantenendo le formiche ad alte temperature per un lungo tempo, queste aumentino la loro attività e i loro ritmi, arrivando subito a una fase avanzata della colonia. Questo è vero, ma solo in parte. Usare questo genere di equipaggiamento può rivelarsi un'arma a doppio taglio, soprattutto se fatto in maniera ignorante e senza accorgimenti. Sottoporre una colonia ad un improvviso cambio di temperature, sia caldo che freddo, può provocare, senza troppi giri di parole, la morte della colonia. Inoltre, mantenere una temperatura costante è quanto di più lontano possa esistere nella riproduzione di un ambiente reale. In natura, le formiche seguono molto i ritmi climatici delle stagioni. Infatti, alcune colonie si avventurano nel mondo esterno solo quando le temperature sono adatte. È difficile, per esempio, veder foraggiare una colonia di Myrmica SP quando fuori c'è un sole che spacca le pietre. Le alte temperature, protratte per diverso tempo, possono indurre la colonia al fenomeno dell'estivazione. Questo significa che la regina smetterà di produrre uova e che le operaie mostreranno un comportamento apatico a quasi tutti gli stimoli. Obbligare la colonia a dei ritmi estenuanti e a un super lavoro causato dalle temperature eccessive è certo che le renderà più veloci, ma le stancherà prima e rischierà di fargli fare una fine ingloriosa. Fermo restando che ci sono specie il cui ritmo è endogeno e non subiscono alcuna influenza da parte delle temperature, come ad esempio Prenolepis nitens, alcune Camponotus e alcune specie delle fasce subtropicali. Prima di spiegare come usare un tappetino, è bene spiegare in quali casi va usato. In primis, quando si allevano formiche esotiche provenienti da paesi che non fanno parte della nostra fascia climatica. Il secondo caso in cui è bene usare il tappetino è quando si deve mantenere una certa temperatura minima. Ad esempio, se non possiamo essere sicuri che durante l'inverno le temperature dei setup non scendano al di sotto della soglia minima, possiamo usare un tappetino per mantenere setup ad almeno 5-10 gradi. Una cosa importante è che il tappetino o il cavetto riscaldante non va mai usato per far saltare la diapausa a tutte quelle colonie per cui è obbligatoria e anche per quelle in cui la diapausa è consigliata. È sempre il caso di informarsi adeguatamente prima di correre un rischio del genere. La diapausa va vista come una sorta di periodo di pausa lavorativa per la colonia, ma soprattutto per la regina. Non bisogna pensare a questo periodo come un fastidioso intermezzo di inattività, ma come un passo importante nella vita delle formiche. Tanto meglio verrà affrontata questa fase e tanto migliori saranno lo stato di salute della colonia e i risultati che questa potrà raggiungere una volta ripresa la sua attività. Per utilizzare correttamente un tappetino è necessario procurarsi anche un altro strumento, un termostato a relè.
Questo particolare termostato si occupa di misurare costantemente la temperatura del setup in cui viene inserita la sonda e di accendere o spegnere il tappetino una volta raggiunta la temperatura minima o superata quella massima. Alcuni tappetini vengono venduti con un potenziometro, ossia una manopola con cui regolare la potenza del tappetino stesso, ma questa non è assolutamente sufficiente a garantire che le nostre formiche non cuoceranno a puntino. A seconda del wattaggio del tappetino, la temperatura minima può variare di parecchi gradi e spesso anche la temperatura minima è ben superiore a quella consigliata per le formiche. Questo rende l'uso del termostato indispensabile e ti consiglio di fare diverse prove di regolazione prima di usarlo attivamente per i tuoi setup. Un altro accorgimento è quello di non posizionare provette direttamente a contatto con la superficie calda, soprattutto nella parte della riserva d'acqua. Non posizionare tutto il setup sul tappetino, ma solo una parte di esso. Meglio ancora sarebbe usare un tappetino per creare un ambiente idoneo e lasciare che sia l'ambiente a scaldarsi per irraggiamento, in modo che siano le formiche a scegliere dove posizionarsi. Per far questo è possibile inserire il tappetino o il cavetto riscaldante nella parte laterale di un armadio o di un cassetto e poi posizionare il setup sul ripiano superiore o sul pianale della scrivania direttamente sopra il tappeto. Il nido è indispensabile. È il luogo in cui vive la colonia, alloggia la regina, in cui vengono cresciute le larve. È il luogo in cui viene riportata la preda e in cui le formiche si sentono al sicuro. Quando dobbiamo fornire un nido alle nostre colonie? Essenzialmente da subito, visto che la provetta è un nido. La provetta è equiparabile al claustro che scava inizialmente la regina. Con il tempo questo piccolo claustro non basterà più. Con la crescita della colonia, le operaie scaveranno stanze e tunnel per espanderlo. In cattività, invece, dovremo agire noi per loro. Quindi saremo noi a fornire alle colonie il nido delle dimensioni adeguate e sostituirlo di volta in volta. Fornire un nido, in pratica, significa fornire dello spazio aggiuntivo, che potrebbe essere semplicemente aggiungere un'altra provetta. Stabilire quando è necessario aggiungere spazio è abbastanza difficile. Solitamente ci affidiamo a quello che può essere un ipotetico numero di operaie che occupano la provetta stessa. Ad esempio, quando circa 2/3 della provetta sono occupati da prole e formiche o quando vediamo stazionare diverse operaie fuori dal nido perché dentro è troppo pieno. Esistono tantissimi modelli di nido con differenza nella gestione, nella forma e nell'efficienza. Nella scelta del nido dobbiamo assolutamente tenere conto della specie che vogliamo allevare, ad esempio scegliere un nido in legno per le formiche arboricole, oppure in gas beton, gesso, acrilico o stampato in 3D per le specie che normalmente nidificano a terra. L'allestimento di un nido andrebbe sempre scelto prima di tutto per soddisfare i bisogni delle formiche, ma è anche vero che dipende dallo scopo per cui le formiche le alleviamo. Se come intenzione abbiamo quella di ricreare un ambiente il più naturale possibile, ricorreremo a setup in stile naturalistico con materiali meno asettici. Diversamente, se alleviamo formiche come farebbe un entomologo, probabilmente sceglieremo materiali che puntano più ad agevolarci l'osservazione. È abbastanza noto che gli entomologi non sono bravi antskipper, perché ovviamente il loro scopo è diverso da quello di un allevatore amatoriale. Le dimensioni contano. Per esempio, i nidi sovradimensionati non vanno bene e causerebbero un sacco di svantaggi. Un nido grande e parzialmente disabitato può diventare una discarica, compromettendo lo stato di pulizia, di igiene e la salute della colonia. Questo perché le formiche in natura gestiscono diversamente gli spazi. In generale, le formiche espandono il nido lo stretto necessario man mano che aumentano di numero. Esistono modelli di nidi scavabili che normalmente sconsigliamo, ad esempio quelli in sabbia o in gel. Sull'inadeguatezza di questo tipo di nidi ne abbiamo parlato e discusso ampiamente nel gruppo e in altri video del canale. Il motivo principale per cui sconsigliamo questi modelli è per la gestione dei materiali. Per fare un esempio pratico, se abbiamo un problema di muffe in un nido di gas beton, sarà sufficiente sostituirlo. Con un setup in sabbia o gel, questa operazione diventa più complessa se non impossibile, perché non possiamo pensare di intervenire sul nido svuotandolo senza provocare morte e distruzione. Una delle cose più belle di questo hobby è proprio la possibilità di autocostruirci il nido. Con l'ausilio di pochi attrezzi come un cacciavite, un trapano o una sgorbia, possiamo dare sfogo alla nostra creatività. Sul gruppo vediamo spesso post di utenti che presentano progetti, disegni, work in progress di nidi. È bello vedere tutto questo entusiasmo ed è bello vedere come ciascun allevatore evolve e manifesta la propria visione del nido perfetto. Ci sono delle caratteristiche fondamentali che vanno prese in considerazione prima di avventurarsi nella costruzione di un nido. Un nido deve fornire sicurezza e riparo, quindi deve essere lontano da ogni possibile fonte di disturbo come ad esempio luce, vibrazioni e rumore. Un'altra caratteristica è la possibilità di essere idratato e in questo caso è necessario valutare se usare delle camere apposite, water tower o delle provette inserite nel nido. Nel design del nido è importante anche la posizione in cui andremo a metterlo, se questo sarà esterno o interno all'arena,
visto che in caso di nidi esterni è sempre bene prevedere dei bordi spessi o rivestimenti per evitare di trovarsi le formiche in giro per casa. In natura vediamo le formiche nidificare un po' ovunque, nel terreno, sotto i sassi, nelle crepe dei muri, nelle fughe dei pavimenti e nei tronchi. Le vediamo nidificare anche sotto oggetti abbandonati da tempo. Alcune specie addirittura non hanno bisogno di un nido vero e proprio, ma usano il proprio corpo per costruire un bivacco, vedi Eciton burchelli e altre specie nomadi. Ad alcune altre bastano delle foglie cadute sul terreno, altre ancora usano le foglie saldate con la seta delle larve. Concludendo, come è facile intuire, il discorso dei nidi è molto variegato. L'informazione e l'esperienza diretta giocano un ruolo fondamentale nell'allevamento di una determinata specie e farà in modo che si possa fornire il nido più adatto alle nostre colonie. Per quest'ultima parte del video ho deciso di fare un riepilogo di quelli che sono gli errori più comuni commessi dagli allevatori alle prime armi. Spero davvero che facciate tesoro di quanto detto fino ad ora, ed anche se sbagliare è parte integrante di ogni processo di crescita, spero vivamente che riusciate a non commettere gli errori dei vostri predecessori. Gli errori di cui vi parlerò a breve sono il risultato delle esperienze dirette mie e di molti altri allevatori con cui collaboro e che fanno parte della nostra community. Il primo e più grave errore è sicuramente la mancanza di informazioni. Buttarsi a capofitto in questa o qualunque altra esperienza senza aver compreso completamente i concetti fondamentali è il modo migliore per assicurarsi un fallimento. L'allevamento di formiche, come quello di qualunque specie vivente, necessita di una raccolta di informazioni preventiva ed è necessaria non solo durante l'esperienza d'allevamento, ma anche nelle precedenti fasi di preparazione, in modo da capire se si è in grado o se è possibile fornire alla futura colonia un ambiente sano e delle cure adeguate. Oggigiorno, la mancanza di informazioni non è una scusa. Dire «non ho trovato nulla su internet», per il più delle volte, non è altro che una menata per mascherare la propria pigrizia. La rete è piena di informazioni, gruppi, siti, forum, pagine e community su ogni possibile argomento. Basta solo cercare e in seguito confrontarsi con altre persone e cercare di capire quanto attendibili siano le informazioni che abbiamo collezionato. L'impazienza. L'impazienza è un altro errore che devi assolutamente evitare. L'ho ripetuto centinaia di volte e non mi stancherò mai di ripeterlo. Allevare formiche è un hobby che richiede pazienza. Sono le formiche a dettare i tempi e le regole, mentre l'allevatore deve solo adeguarsi. Metterle in setup inadeguati, metterle in nidi troppo grossi o troppo presto, così come osservarle con troppa frequenza, sono errori che bisogna evitare assolutamente, visto che rappresentano una fonte enorme di stress per le nostre colonie e ne possono compromettere lo sviluppo. In questo hobby è possibile incorrere in situazioni di fallimento, indipendentemente dalle premure e dall'esperienza dell'handkeeper. Non tutte le regine fondano, non tutte le regine sopravviveranno. Del resto la natura sopperisce a questa eventualità con il grande numero di regine che sciamano ogni anno. È anche probabile che sia stata catturata una regina che in natura sarebbe morta comunque, senza fondare una colonia. Del resto, non possiamo capire ad occhio se la regina che abbiamo raccolto durante la sciamatura sarà in grado di fare il suo dovere, e a volte, mettendolo in provetta, non abbiamo fatto altro che ritardare il suo fallimento. Le possibilità più elevate di morte di una colonia si hanno quando si adottano arene e nidi non funzionali, cioè nidi spesso sovradimensionati, costruiti con materiali non idonei, annessi ad arene troppo grandi, piene di decorazioni e difficili da pulire. Anche prestare poca attenzione alla manutenzione e alla pulizia dei setup è uno degli errori da evitare assolutamente. Per contro, troppi interventi nel nido in arena arrecheranno disturbo e stress compromettendone la stabilità. Un punto fondamentale per aver successo con l'allevamento delle formiche è proprio l'alimentazione. La prima cosa è fornire la giusta quantità di cibo in rapporto alla grandezza della colonia, evitando di fornire quarti di bue a colonie con 4 formiche. Con le colonie giovani, bisogna essere molto attenti alla qualità e alla quantità di cibo. Ad esempio, non possiamo mettere una blatta semiviva di 2 cm in provetta perché non verrebbe consumata, ma bensì provocherebbe panico e stress, impattando sulla condizione della colonia. Importante evitare esperimenti alimentari con le colonie giovani, cercando di limitarci a fornire loro quello che troverebbero in natura, ovvero del cibo zuccherino e qualche piccolo insetto. Se alleviamo insetti da pasto, è buona norma controllarne qualcuno a campione, perché se quello che forniamo è contaminato o di scarsa qualità, quelle che ne risentiranno saranno le formiche. Sconsigliamo sempre di prelevare insetti dall'esterno, ma se proprio non aveste alternative, ricordatevi di congelarli o bollirli velocemente prima di fornirli alle colonie. All'inizio, soprattutto, sarebbe bene resistere alla tentazione di collezionare troppe specie o troppe regine, visto che non solo richiedono un certo livello di impegno, ma quando inizieranno a crescere di numero, sarà davvero impegnativo nutrirle, pulirle e gestirle sotto tutti gli aspetti. La cosa richiede davvero molto tempo. Sarebbe molto più utile limitarsi a 3 o 4 colonie e maturare esperienza cercando di allevarle con successo. Una cosa da non fare, se non si ha l'adeguata esperienza, è il brood boosting,
ossia la raccolta di prole da altri formicai per fornirle alla regina che magari non ha ancora deposto. I bozzoli raccolti in natura potrebbero essere contaminati da patogeni e metterebbero a rischio la colonia. L'adozione si può applicare solo in casi specifici e soprattutto se si ha l'esperienza per farlo. Ah, e ovviamente non sognatevi nemmeno di raccogliere operaie da altre colonie e aggiungerle alla vostra. L'unica cosa che otterrete sarebbe un massacro. Con questo video ho cercato di riassumere quelle che sono state le mie esperienze e quelle di altri allevatori in modo da affermare dei punti che potranno esservi utili soprattutto se è il vostro primo approccio con l'allevamento delle formiche. Oltre a questo vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito direttamente e indirettamente a quest'opera con post, commenti, foto e contenuti. Se il video ti è piaciuto o ti è tornato utile, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.